Ciao a tutti ragazzi, eccomi di nuovo. Questa volta vi voglio proporre una ricetta dolce, sono i cupcakes. So che ve li ho già proposti, però sapete benissimo che ce ne sono di tantissimi tipi. Questi sono golosissimi, cioccolato, mandorle con il ripieno di ganache al cioccolato. Però sono veramente facili da fare. Non mi dilungo troppo nella descrizione perché ormai conosciamo questi dolci. Vi dico anche che presto, entro la settimana, metterò anche la ricetta che ha vinto, diciamo, il piccolo sondaggio che ho fatto sulla fanpage per sapere che ricetta preferivate e niente, vi lascio la videoricetta e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Gli ingredienti per i cupcakes mandorle e cioccolato sono: per circa 36 tortine, 100 g di cioccolato fondente spezzettato, 50 g di mandorle macinate, 90 g di farina autolievitante, come la farina magica, 115 g di zucchero semolato, se trovate quello molto fine è meglio, 4 uova che andiamo a separare, tuorli e albumi, 2 cucchiai di latte caldo. Poi con i 100 g di cioccolato fondente create prima dei trucioli di cioccolato, oppure se avete del cioccolato fondente in più utilizzate quello. Del cacao amaro in polvere, che useremo anche questo alla fine. Poi per la ganache al cioccolato 100 g di cioccolato fondente e 100 g di burro. Io userò 80 g di cioccolato e 80 di burro per non esagerare con la ganache. Allora, per prima cosa tagliamo a pezzi abbastanza grandi i 100 g di cioccolato. Non è importante che siano tagliati finemente perché poi andiamo a tritare ulteriormente con il tritatutto, con il mixer, perché deve crearsi una sorta di polvere di cioccolato. Allora, mettiamo il cioccolato in un mixer e poi andiamo a tritarlo. Allora, ho tritato il cioccolato finemente, a questo punto andiamo ad unire al cioccolato tritato anche le mandorle tritate e la farina precedentemente setacciata. Uniamo le mandorle tritate al cioccolato tritato. E anche la farina, i 90 g di farina setacciata. Poi mischiamo il tutto per amalgamare e andiamo a sbattere insieme i 4 tuorli con lo zucchero finché non otteniamo un composto chiaro e spumoso. Lo mettiamo da parte e andiamo ad unire tuorli e zucchero. Mettiamo in una ciotola lo zucchero e andiamo ad unirci soltanto i tuorli. Quindi separiamo tuorli e albumi. Ricordate che è sempre meglio lasciare un po' di albume nel tuorlo piuttosto che il contrario, perché poi dopo andiamo a montare gli albumi a neve. E se è presente anche soltanto un po' di tuorlo, rischiamo appunto di non riuscire a montarli. I tuorli hanno raggiunto un colore, diciamo, più chiaro e spumoso. A questo punto montiamo a neve con un pizzico di sale anche i 4 albumi. Allora, questa è la miscela di farina, cioccolato e mandorle a cui uniamo i tuorli con lo zucchero. Se non l'avete ancora fatto, riscaldate i 2 cucchiai di latte. Io l'ho fatto mentre montavo gli albumi a neve nel microonde senza problemi. Andiamo ad aggiungere anche il latte caldo. Mescoliamo bene. Quando abbiamo unito anche il latte e i tuorli per bene, possiamo unire gli albumi montati a neve, ovviamente mescolando delicatamente e dall'alto verso il basso. Thank you.
frattempo accendiamo il forno a 180 gradi. Allora, a questo punto l'impasto è pronto, come potete vedere. Andiamo a riempire le nostre fermine da muffin con i pirottini al suo interno. Io lo faccio anche per motivi di decorazione, oltre che in questo caso, come sempre, avrei dovuto comunque imburrare e infarinare. Se avessi usato uno stampo in silicone poteva anche non fare nulla. Però io metto comunque i pirottini per anche praticità nel mangiare poi i cupcakes. Andiamo a riempire i pirottini all'incirca di 2/3 con un cucchiaio. Allora, ho riempito i pirottini, potete vedere più o meno la quantità di impasto che ho messo. Adesso li inforniamo, ripeto, a 180 gradi per circa 10-12 minuti. Mi raccomando, facciamo la prova dello stuzzicadente per vedere la cottura. Allora, mentre i cupcakes si cuociono, possiamo fare la ganache. Mettiamo a bollire, a portare a ebollizione, un pentolino con dell'acqua e mettiamo a bagnomaria. Io vi ripeto, uso 80 g di cioccolata fondente e 80 g di burro. Mettiamoli a bagnomaria finché non si sciolgono. Allora, mescolate la ganache finché non risulta omogenea. Dopodiché andremo a farla riposare 20 minuti in frigorifero, mescolando di tanto in tanto in modo che si addensi. Nel frattempo poi sforneremo i cupcakes e li lasceremo anche raffreddare. Allora, ho sfornato i muffin, all'incirca me ne sono venuti 24 invece che 32, ma probabilmente quello dipende dalla dimensione dello stampo. Ora bisogna lasciarli raffreddare. E una volta raffreddati scaviamo con un coltellino un piccolo buco al centro di ogni muffin, al cui interno andremo a mettere la ganache di cioccolato e sopra poi decoreremo con il cioccolato in polvere e i truccioli di cioccolato. Allora, ho scavato con il coltello l'interno dei muffin, dei cupcakes. A questo punto prendiamo la crema ganache, che dovrebbe essersi addensata in frigorifero, e riempiamo il buco che abbiamo appena fatto. Dopodiché andiamo a decorare con qualche pezzettino di cioccolato o di trucciolo, se siete riusciti a farle, non è la cosa proprio più semplice, in questo modo. Vedete voi quanti pezzi volete metterci. E poi una spolveratina di cacao amaro. Questi sono i cupcakes, cioccolato e mandorle. Continuiamo così finché non li abbiamo fatti tutti. È un'idea originale, è diversa dai soliti cupcakes, ma sappiamo bene che comunque i cupcakes non sono sempre quelli con la crema, il buttercream oppure il frosting al formaggio. E spero che questa ricetta vi piaccia, vi lascio alle foto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!